Senatore Crimi. Ringraziamo il Presidente Monti, a nome del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, per aver relazionato sul Consiglio europeo del 14-15 marzo. Dal combinato disposto della lettura delle conclusioni ufficiali dello scorso Consiglio europeo e dell'ascolto delle sue dichiarazioni, rileviamo un misto di mezze verità e di illusioni che cercano maldestramente di mascherare il disastroso fallimento delle politiche di austerità. Il premio Nobel Krugman ha recentemente denunciato il tentativo di coprire l'orrore della situazione europea con una coperta di parole tranquillizzanti. Ciò che Krugman chiama gli orrori dell'austerità sono a chiunque evidenti nei dati sulla disoccupazione, sul logoramento delle piccole e medie imprese, sul calo della produzione industriale, sull'approfondirsi di una depressione persino più grave di quella iniziata nel 29. Fu proprio la Grande Depressione degli anni 30 a insegnarci tragicamente come l'austerità in tempi di crisi non risolva le difficoltà, come enfaticamente annunciato dai fanatici del rigore, ma anzi, al contrario, aggravi la situazione economica stessa, causando l'esplodere della disoccupazione, in particolar modo giovanile, l'inaridirsi degli investimenti, il fallimento delle piccole e medie imprese. Anche il debito pubblico, sbugiardando le previsioni ufficiali, frettolosamente corrette di mese in mese, aumenta vertiginosamente in tutti i paesi europei sottoposti allo shock dell'austerità, a partire dalla Grecia, dal Portogallo, dalla Spagna e dall'Italia, per giungere poi alla cosiddetta solida Francia. Se la crisi ha le sue origini nel settore finanziario privato, il suo perdurare ed inasprirsi è dovuto a politiche sbagliate e segnatamente procicliche, cioè aggravano il contesto economico in un quadro già critico. Questa situazione è ben fotografata dalla Corte dei Conti, il cui Presidente, durante un'audizione sulla nota di aggiornamento al DEF davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, il 2 ottobre 2012 ha dichiarato: «La compressione del reddito disponibile di famiglie e imprese non può, infatti, non generare una caduta dei consumi e degli investimenti». E ancora, si continuano a inasprire le manovre correttive, ma l'economia reale non riesce più a sopportarne il peso. Per cui, e non lo sosteniamo solo noi, fin qui avete operato politiche deflazionistiche. Riconoscetelo. Fino a quando il governo e i partiti intendono portare avanti l'idolatria dell'austerità e il suo contorno di mistificazioni e previsioni puntualmente smentite da una realtà sempre più drammatica, fino a quando il governo e i partiti continueranno a ignorare le rivendicazioni di giustizia sociale e uguaglianza dei cittadini europei, a partire dagli indignati spagnoli, dai portoghesi che scendono in piazza contro la Troica, di greci e ciprioti che protestano contro la riduzione in miseria, e degli italiani stessi? L'ultimo vertice europeo, a quanto pare cieco e sordo di fronte alla realtà, continua nonostante tutto ad abbinare rigore e crescita, un vero ossimoro. Come altro interpretare l'esigenza espressa di portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita? È una contraddizione in termini se non volessimo leggere tra le righe della locuzione differenziato chissà quali aperture a politiche di minor rigore. Questo nella relazione conclusiva del Consiglio europeo, già citata, non è tuttavia chiaro. In verità, lei, Presidente Monti, in una lettera al Presidente del Consiglio europeo, che ha citato prima, ha scritto che il rigore fiscale resta la priorità e che occorre sfruttare appieno i margini di flessibilità già contenuti nel patto di stabilità, a cominciare dalla possibilità di scomputare dal deficit gli investimenti produttivi. Tale ipotesi trova l'accordo del Presidente francese Hollande. In apparenza anche il cancelliere Merkel sembra concorde con tale scenario, ed infatti ha dichiarato è giusto che l'Italia, con un rapporto deficit-PIL che nel 2012 si presume sia stato inferiore al 3%, possa avere maggiore spazio per gli investimenti. In realtà non si è deciso assolutamente nulla, solo dichiarazioni di intenti, propositi insufficienti, perché quello che conta è la modalità dello scorporo degli investimenti dal deficit pubblico, non la misura dell'intervento stesso. Come se non si avesse coscienza del dramma sociale che milioni, non solo di italiani, ma anche di europei, stanno vivendo. Anzi, per dare il quadro completo, occorre registrare che c'è già chi si mette di traverso, facendo emergere l'anima rigorista, non senza interessi, per il proprio paese. Il premier svedese si è mostrato scettico sulla già molto timida linea della flessibilità controllata per le politiche di bilancio. Ha sostenuto che in Europa ci sono paesi che vogliono continuare a vivere sul debito, chiedendo ai paesi virtuosi di pagare il conto. Questo non lo accettiamo. Il governo italiano intanto continua, nonostante tutto, a presentare all'opinione pubblica supposte conquiste che non sono altro che maldestre ritocchi di maquillage per rifare il trucco a un naufragio annunciato. Presidente Monti, le chiediamo qui un atto di umiltà.
È giunto il momento di dire la verità agli italiani, di parlare chiaro, di cambiare rotta in modo radicale. L'austerità ha fallito completamente, in modo incontestabile. Gli italiani e i popoli europei hanno già pagato un prezzo troppo alto per continuare a giustificare sacrifici per un'ideologia fallimentare per salvare il settore finanziario dai suoi stessi famelici eccessi. I partiti tutti qui presenti, che ne sono stati gli araldi e gli strenui difensori, non hanno più nessuna credibilità e dovrebbero chiedere umilmente scusa e fare non uno ma due passi indietro. Abbiamo immediato bisogno di un deal che rimetta al centro il lavoro, le piccole e medie imprese, la giustizia sociale, la speranza in un futuro che ai nostri giovani sembra sia stato sottratto. La sofferenza popolare chiede un cambiamento radicale che dia la priorità non più alla finanza speculativa ma alla vita delle persone, ai bisogni della gente e in definitiva all'economia reale. Anche il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, il solo provvedimento espansivo su cui tutte le parti politiche e sociali concordano e che ha la benedizione del Capo dello Stato, richiede un consenso europeo. Su tale punto Bruxelles chiede all'Italia, come dichiarato dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, l'ammontare del debito. Ma nel paese dell'ipocrisia contabile e dell'evasione fiscale, anziché dotarsi di una contabilità analitica idonea a misurare l'ammontare dello stesso, si è preferito nasconderlo per far quadrare fittiziamente i conti. Stime prudenti quantificano l'ammontare del debito della PA in 140 miliardi, che se venissero incassati dalle imprese potrebbero mettere in moto investimenti pari a circa il 10% del PIL. Un'enormità che avrebbe anche benefici sul rapporto deficit-PIL. Riteniamo quindi che la somma prevista per iniziare i pagamenti, 40 miliardi nel biennio 2013-2014, sia del tutto inadeguata. L'entità delle somme e la situazione drammatica in cui versano le piccole e medie imprese, già soffocate dal fisco, devono imporre al Governo una risoluzione del problema urgentissima. Gli orrori dell'austerità hanno i giorni contati grazie alla straordinaria mobilitazione di milioni di italiani ed europei. I partiti artefici del disastro lo sanno, ma invece di assumersi la responsabilità cercano di tergiversare e prendere tempo per non ammettere i colossali errori che ci hanno portato fino a qui. In conclusione, chiediamo che d'ora in avanti si abbia il coraggio di abbandonare le politiche procicliche e recessive e si definisca un'agenda che punti alla crescita reale del Paese, auspicando una collaborazione con gli altri Paesi che maggiormente condividono la nostra stessa situazione economico-finanziaria, tipicamente dell'area mediterranea. Casi come quello di Cipro, di estrema attualità, non devono più accadere. Grazie.